Teodosic e Dybala, destino dei grandi. Teodosic è il Dybala della Virtus, o Dybala è il Teodosic della Roma? Appare evidente che avere fuori classe del calibro del serbo e dell'argentino può cambiare il destino di una stagione. Chiedersi cosa sarebbe dei virtussini e dei romanisti senza di loro, appare inutile, ci sono. Danno spettacolo e spesso risolvono le partite. La tripla di Milos è evitato a Bologna, il quarto KO di fila tra Eurolega e campionato. Consentendo a Bellinelli e compagni di arrivare da secondi alle finali Eight, dove nei quarti ritroveranno proprio Venezia. E conquistare la fiducia potrebbe aiutare non poco le Vunere a vincere una Coppa Italia che manca dalla loro bacheca dal lontano 2002. Anche Milano è riuscita a dimenticare i dolori dell'Eurolega, e lo ha fatto dominando Tortona. Terza forza del campionato che al suo secondo anno in Serie A si sta confermando club di prima fascia. Ma a Torino le formazioni più temute saranno comunque quelle che si troveranno di fronte subito nei quarti di finale. Pesaro e Varese. Alla prima, coach Repesa, autentico guru delle panchine, ha dato cuore. Gioco e vittorie nonostante infortuni pesanti. La seconda è la squadra che viaggia alla migliore media punti. Una sorta di Denver Nuggets degli anni 80, il corri e tira è la prima e più letale opzione offensiva del tecnico americano Brase. Insomma, ci sarà da divertirsi. Virgola.